una serata con Bruna Fattore. Bruna Fattore ha convocato un po' tutti gli amici suoi simpatizzanti, che sono tanti, per la presentazione di un libro. L'ennesimo libro. Cinque. L'ennesimo, il quinto libro. Benissimo. Che significato ha? Che racconto noi possiamo apprendere da questo libro? Ma, innanzitutto ho parlato anche della società odierna, verso la quale noi siamo portati a carpire i momenti migliori e anche i momenti non belli, ed essere noi artefici di trasformare questi momenti non belli a qualcosa di più generoso, a qualcosa di più fattivo, a qualcosa di più proficuo. Per esempio? Per esempio, io ho parlato tanto dei giovani. I giovani hanno bisogno della nostra assistenza. Stare molto vicino ai giovani per allontanarli da quelle che sono, secondo me, le brutture del giorno. La droga, le ludopatie e tutte le altre cose. Quindi, dalla scuola, bisogna rituffar nella scuola, la scuola di una volta che formava, che era una scuola praticamente che formava gli uomini del domani. Bruna, però io con te non vorrei parlare tanto di questo libro, quanto vorrei parlare dei tempi belli della Pescara Calcio. Bruna Fattore, Bruna Fattore l'ho conosciuta presso la casa del biscotto in via Nicola Fabrizi, Mimì e Lucia. Mimì il cognato, Lucia la sorella, che sta nel mondo della verità. Con Bruna Fattore abbiamo passato delle giornate bellissime, quando veramente ti fa il Pescara, era una cosa stupenda, bellissima. Noi abbiamo raccolto lì nel negozio di Mimì, casa del biscotto, 10.000 firme perché volevamo sollecitare la riconferma di Gian Giancarlo Cadè. Sì. Questo non è accaduto, però non è che abbiamo fatto barricate e così via. No. Ti ricordi quali sono gli episodi più belli di quel periodo? Gli episodi più belli di quel periodo è che io lasciavo la casa, lasciavo tutti, e quindi andavo incontro a te che mi coinvolgevi totalmente per il bene della Pescara Calcio. Che mi posso scordare quando mi hai affidato a me e a Zazà un treno dove abbiamo prestato di quella contravenzione per il bene della pagato Ermanno Ricci. Ma sì, perché io fremevo, dicevo, oddio, chissà quanto dovrò pagare. Lei ha ricordato un episodio per me molto triste, perché quel giorno io stavo a Pescara perché morì mamma. E in seguito alla morte di mamma io non ho potuto accompagnare il treno biancazzurro alla volta di Cesena. Ho affidato il tutto a Zazà e a Bruna Fattore, i quali mi hanno fatto arrivare una bella contravvenzione di un milione dopo qualche tempo, che io ho pagato senza chiedere nulla alla Pescara Calcio, tra l'altro. Ma tu sei stato sempre onesto sotto questo punto di vista, anche nel ciclismo. Abbiamo telefonato, non so, in occasione che doveva venire un pugile qui, e tu hai fatto del tutto. Mattioli Duran. Mattioli. Hai messo sempre. Rocky Mattioli. Bravo. Hai messo sempre come me, io nel poco, tu nel grande, hai messo sempre con il tuo I premi Sport Italia, tutti i radiocronisti e telecronisti d'Italia, tutti sono venuti a Pescara con i premi Sport Italia, e lei ovviamente presentava il tutto insieme al sottoscritto. Ed è stata sempre molto brava Bruna Fattore. Io ho sempre tifato per Bruna, perché c'era anche una certa rivalità tra le donne biancazzurre, no? Perché non parlarne? E io sono una persona sincera, Bruna. Io non sono stato mai rivale. Ho capito, cara, però io sono così. Io, Bruna, mi devi accettare come sono. Dai. Io sono so tutto, conosco tutte le verità sulla Pescara Calcio, ma vogliamo anche dire agli amici telespettatori che dopo la vittoria che noi conseguimmo a Roma 3-2 contro i gol di Tita, io andai a intervistare Tita a Montesilvano, abitava sulla casa di Lunetto Nebulosa, e mi ha detto: professore, da questo momento il Pescara non vincerà più una partita. Ma che stai dicendo, Tito? Stiamo in zona Coppa UEFA, non vincerà più una partita perché Tizio ce l'ha con me, con Edmar. Il Pescara non ha vinto più una partita da retrocesso. Quante verità so? Tante, perché allora... sei stato sempre onesto, sempre chiaro, come un'acqua di fonte trasparente. Troppo bravo. Ma è così.